Midoriya ottiene un nuovo potere. La più grande guerra del manga si è appena conclusa. All for One sembra pronto per tornare presto. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento sulla saga della Paranormal Liberation War di My Hero Academia. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Il capitolo 296 di My Hero Academia ci ha presentato le conseguenze dell'epica guerra tra gli Heroes e i Villain. Abbiamo assistito ormai alla conclusione dell'arco dedicata alla Paranormal Liberation War. Con il capitolo 297 del manga potrebbe aprirsi un nuovo arco narrativo. La guerra che abbiamo letto con l'ultima saga ha avuto conseguenze devastanti. Oltre 16.929 criminali del fronte di liberazione paranormale sono stati arrestati. Tra gli arresti abbiamo visto Mr. Compress, Gigantomachia, Trumpet, Geten, Sliding Go e Redestro. Quest'ultimo personaggio, dopo un'intera saga che lo ha visto come personaggio principale, alla fine di questa viene arrestato. A quanto pare lo scopo che Horikoshi ha dato a questo personaggio è stato quello di accrescere e potenziare di più la forza dell'unione dei villain grazie alla situazione a cui l'ha sottoposta durante la saga della Meta Liberation Army. Tomura, Dabi, Himiko, Spinner e Skeptic sono gli unici membri rimasti dell'unione dei villain. Tuttavia, Himiko Toga non è insieme al resto del gruppo. La sua posizione attuale alla fine del capitolo rimane sconosciuta. 19 Pro Heroes sono morti durante la guerra. Tra questi abbiamo Crust, Majestic, Ixless, Native e Midnight. Quest'ultimo personaggio è sempre stato molto presente nel corso del manga. Non solo era una pro hero, ma era anche un insegnante della UA. Nel corso delle prime saghe ha svolto il ruolo di arbitro delle prime classi durante il festival dello sport. Horikoshi decide quindi di eliminare uno degli heroes principali. Avevamo assistito in passato alla morte di Night Eye e adesso ci lascia Midnight. Questo ci fa intendere che l'autore non si tira indietro nel presentarci la morte di personaggi importanti. Stavolta è toccata a Midnight. La prossima volta potrebbe andarsene un personaggio ancora più centrale. Anche uno dei cattivi con questa saga se ne va per sempre. Twice muore nel corso della guerra e la sua morte viene addirittura strumentalizzata. A uccidere Twice è stato Ox, anche se quest'eroe non voleva aggiungere a tanto. Nonostante questo, la morte di questo personaggio è stata usata da Dabi per essere mostrata al mondo intero e tentare in questo modo di far perdere la fiducia della gente nei confronti degli Hero. La città alla fine di questo capitolo è stata devastata. Metti il passaggio di Gigantomachia, metti il potere di Shigaraki e tutti gli interventi degli Heroes. Questa saga ha portato devastazione e numerosi feriti. Alla fine del capitolo ci vengono mostrate le conseguenze. Ci sono gli adulti che quasi perdono la fiducia in Endeavor, ci sono i bambini che sono ancora ottimisti e pensano che tutto andrà bene, e ci sono anche eroi che pensano di aver sbagliato tutto nella vita. Non tutti nascono per essere eroi. Possedere un quirk non ti rende necessariamente un eroe. E questa saga probabilmente ha fatto comprendere a tanti Heroes che forse hanno sbagliato strada. Midoriya ne è la dimostrazione. Horikoshi ha sempre puntato su questo. Nonostante Deku fosse senza Quirk, all'inizio della storia non ci ha pensato due volte a lanciarsi nello scontro per salvare Bakugo. Grazie a questa azione in passato ha attirato l'attenzione di All Might, ha ottenuto One for All e ha potuto cominciare a studiare per essere un Hero. Dimostrazione quindi che serve a sostenere che nascere con un Quirk non ti rende in automatico un Hero. Oggi Deku si potenzia sempre di più. Questa saga ci ha presentato due nuovi quirk che si aggiungono al Black Whip. One for All ormai si sta sviluppando all'interno di Izuku. Pian piano quest'ultimo riuscirà a risvegliare i quirk che sono stati trasmessi da ogni utente di One for All. Ricordiamo quindi che oltre ai poteri di One for All ci sono altri 6 quirk che Izuku dovrà imparare a utilizzare nel corso della storia. Deku in questa saga impara a utilizzare Float, il quirk di Nana Shimura, e non solo quello. Alla fine della saga ottiene anche il quirk del quarto utente di One for All, il Danger Sense. Questo quirk consente a Midoriya di rilevare eventuali minacce nell'area circostante, dandogli così l'opportunità di reagire in tempo. Il rilevamento di una minaccia è descritto da Izuku come una sensazione acuta di pugnalata alla testa. Questo quirk ovviamente sembra essere tratto dal senso di ragno di Spider-Man.
più il tempo passa e più Midoriya ottiene poteri diversi. Al momento quindi sembra aver scoperto 3 su 6 quirk dei precedenti proprietari. Ma prima di proseguire con il video ricordiamo i precedenti proprietari di One for All. Il primo è il fratello minore di All for One, il secondo e il terzo proprietario sono sconosciuti, il quarto proprietario è stato quello del Danger Sense, il quinto proprietario è stato Daigoro Banjo, ovvero il possessore di Black Whip. Il sesto proprietario è ancora sconosciuto. Il settimo proprietario è stata Nana Shimura che possedeva Float. L'ottavo è stato All Might ma non aveva Quirk. E il nono è Midoriya. Pare proprio che questo personaggio stia procedendo bene verso quella strada che lo porterà a diventare l'hero numero uno. E non solo, di questo passo a breve non solo eguaglierà All Might ma diventerà anche più forte di lui. Questa saga ci ha regalato diversi colpi di scena. Per citarne qualcuno, ripensiamo a Bakugo che si è lanciato spontaneamente per salvare Deku dall'attacco nemico. Questo momento ci fa pensare sia all'inizio della storia, quando Deku lo ha salvato senza avere alcun potere. Ci fa pensare quindi che è come se Bakugo avesse ricambiato il favore dopo tanto tempo. Oltre a questo non possiamo non pensare a Dragon Ball, Piccolo che si muove per salvare Gohan. Ma citiamo questo episodio perché quella scena in Dragon Ball consacra l'amicizia tra Gohan e Piccolo. Potrebbe essere qui avvenuto la stessa cosa? Da quando Bakugo e Deku si sono affrontati, dopo la saga in cui Bakugo è stato recuperato dopo essere stato rapito dall'unione dei villain, il loro rapporto è decisamente cambiato. Prima Katsuki continuava a trattare Izuku come un essere inferiore, faceva il bullo della situazione. Dopo il loro scontro, Bakugo ha cominciato a trattare alla pari Midoriya e adesso pare siano diventati amici. Bakugo si è lanciato a costo della sua vita per proteggere Midoriya. Teniamo presente però che stiamo sempre parlando di un aspirante hero. Bakugo vuole diventare un eroe, quindi a prescindere dalla simpatia si muove per salvare gli altri. Però è probabile che quella scena lì abbia segnato un ulteriore cambiamento nel rapporto tra i due personaggi. Dabi nel corso di questa immensa guerra rivela finalmente la sua identità. Lui è Toya Todoroki, il figlio maggiore perduto da tempo da Endeavor. Si pensava che questo personaggio fosse morto, lo si diceva da tempo, molte teorie ipotizzavano Dabi come figlio di Endeavor, ma la rivelazione di questo personaggio rimane comunque importante. Endeavor si è sempre concentrato su Shoto, su un figlio con grandissimi poteri, una sorta di suo successore hero addirittura più potente di lui. In passato Endeavor è stato molto egoista e questo egoismo ha fatto soffrire la sua intera famiglia. Nella comparsa di Dabi, come Toya Todoroki, vediamo dunque un messaggio di Horikoshi. Endeavor non ha sempre fatto del bene, è stato un hero che ha fatto soffrire la sua famiglia. Con Dabi pare proprio che Horikoshi ci stia dicendo che Endeavor sia destinato a pagare per i peccati che ha commesso. Questo perché Dabi rappresenta il contrario di quello che Endeavor ha sempre cercato. Anziché un figlio hero potentissimo, Endeavor scopre di avere generato un villain davvero molto potente. Ma non è solo la potenza di Dabi a rappresentare un problema, è la sua mente strategica a rappresentare un vero e proprio pericolo, perché Dabi si rivela essere un personaggio cattivo e in cerca di vendetta. Vuole fare soffrire il padre, vuole distruggere la società dei supereroi. Possiamo affermare che mentre All for One e Tomura rappresentano i villain per Deku, All Might e Bakugo, che nel corso di questa saga prende il nome di Dynamite, probabilmente come omaggio a All Might, Dabi potrebbe essere il villain principale per Shoto ed Endeavor. Questa è stata la saga di Tomura, questo personaggio però ci ha dato l'impressione di essere sottomessa a All for One. Tomura ha affrontato una lotta interiore con All for One in questa saga. Alla fine vediamo Deku dire che Tomura gli ha dato l'impressione di essere qualcuno che chiede aiuto. Anche questa è una citazione all'inizio della storia, perché Midoriya quando si è lanciato per salvare Bakugo proprio all'inizio ha percepito come se l'amico avesse bisogno di aiuto. Anche se lui non l'ha chiesto, Midoriya sembra percepire che ha bisogno di aiuto e Tomura sembra essere un personaggio che ne ha bisogno. Unisciti al forum del NIF Team per condividere le tue opinioni insieme ad altri appassionati di My Hero Academia. I manga di My Hero Academia sono disponibili in Italia pubblicati da Star Comics. La fine del capitolo 296 ci anticipa già che All for One vuole recuperare il suo corpo da Tartarus. All for One dunque si staccherà da Tomura? La prossima volta bisognerà fare i conti sia con Tomura che con All for One. Questa saga oltretutto segna anche il ritorno di Lemillion,
Come già anticipato in passato, grazie al rewind di Eri, Lemillion riesce a recuperare i poteri del suo Quirk e si unisce alla lotta degli Heroes. Ricordiamo che questo personaggio, prima dell'arrivo di Midoriya, era uno dei candidati per essere il futuro hero numero 1. Nel corso dell'ultimo anno, però, le cose sono cambiate. Il prossimo capitolo che ci apprestiamo a leggere di My Hero Academia potrebbe concentrarsi su Ōshaku Uraraka. Secondo alcune teorie, pare che Uraraka sia in realtà Himiko Toga, che ha assunto le sue sembianze. Bisogna tenere presente che non c'è alcuna notizia su Toga. È sopravvissuta, ma il capitolo 296 non ci dice dove si sia nascosta, quindi potrebbe saltare fuori da un momento all'altro con l'aspetto di chiunque. Non sarebbe la prima volta che Toga si presentasse con le sembianze di Uraraka, lo abbiamo visto in passato e potrebbe accadere di nuovo. Gli Heroes hanno subito gravi perdite nel corso di questa saga, il mondo degli Heroes potrebbe cambiare, sicuramente da questo momento in poi, come dicevamo all'inizio del video, saranno di meno coloro che tenteranno la carriera di eroe. Questa saga ha senza dubbio dimostrato che è un incarico pericoloso e non è certo un mestiere come un altro, non si fa solo per fama e per la gloria, solo per dimostrare di essere il più forte, ma bisogna mettere la propria vita in pericolo. Tutto questo ovviamente ci fa pensare all'ideologia di Stain. Questo killer voleva purificare la società dai falsi eroi. Crede che coloro che diventano eroi per fama o denaro non siano degni di essere chiamati con quel nome. E solo All Might è un vero eroe. Per questo motivo, nell'arco narrativo dedicato a lui, questo personaggio voleva eliminare gli eroi. Con questa saga, i falsi eroi saltano fuori. Si vede in questo capitolo, vediamo un eroe che pensa di aver sbagliato tutto. Gli eroi di My Hero Academia potrebbero ridursi quindi a partire dal prossimo arco narrativo. Con la fine di questo arco dovrebbe mancare poco alla fine dell'anno scolastico. Questa saga è stata ambientata nel mese di marzo. A marzo finisce l'anno scolastico in Giappone e ad aprile inizia quello nuovo. Questo significa che Midoriya e i suoi compagni dovrebbero passare adesso al secondo anno. E allo stesso tempo dovremmo conoscere anche gli studenti del primo anno. Dopo gli eventi di questo arco, quanti giovani saranno così coraggiosi da voler diventare Heroes? E con questo è tutto, se questo video ti è piaciuto metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video su My Hero Academia.